Sconosciuto alla storia comune, solo accidentalmente citato nei più accreditati testi accademici, Noffo Dei è in realtà una delle più emblematiche e interessanti figure che si legarono alle ultime vicende dei Cavalieri Templari. Noffo costituì la chiave di volta per la caduta dell'ordine, ma il suo operato avvantaggiò implicitamente anche i banchieri toscani che, con l'uscita di scena dei Templari, trovarono le porte aperte nella gestione delle riscossioni di tasse e di decime in tutta Europa, nonché nell'amministrazione delle tesorerie di molti regnanti. Per accusare l'ordine templare, Filippo il Bello e Guglielmo di Nogaret avevano utilizzato talune ambiguità e lati oscuri presenti al suo interno, all'interno dell'ordine templare, insieme a confessioni di ex cavalieri o sedicenti tali che avevano avuto tutto l'interesse nel mettere in cattiva luce l'operato templare. Per dare forza a tali imputazioni erano state create di sana pianta insinuazioni infamanti e in taluni casi certamente false. Sulla loro deviazione dalla dottrina cattolica, come l'adorazione del demonio e la pratica di atti contro Dio e contro natura, realtà che sono state ampiamente confutate dalle ricerche degli ultimi decenni, tra cui in tempi molto più recenti quelle della dottoressa Barbara Frale, già studiosa dell'Archivio Segreto Vaticano. La realtà dei fatti vide molto più prosaicamente il re di Francia alla ricerca di una liquidità sicura per risanare le casse disastrate del proprio regno, nonché la paura di un ordine cavalleresco che era diventato fin troppo potente e soprattutto non disposto a piegarsi ai voleri reali. L'espediente per dare vita a questa enorme farsa fu fornito proprio da un fiorentino. Come dicevamo, Noffo Dei è uno dei personaggi più emblematici e sconosciuti che la storiografia templare riporti. Troviamo infatti un soggetto quasi del tutto dimenticato, un malfattore probabilmente trasformatosi nella personificazione e soprattutto nel movente attraverso cui Filippo IV di Francia, detto il Bello, poté imbastire la sua falsa accusa di eresia che portò alla dissoluzione dell'ordine più noto della storia della cavalleria medievale. La ricchezza, il potere e le posizioni politiche assunte nei 2 secoli e mezzo di esistenza dell'ordine avevano ben presto attirato l'odio profondo del re di Francia e non solo, un uomo che aveva visto le casse del suo regno prosciugarsi soprattutto per la guerra dei 100 anni, nonché per gli infiniti sfarzi e la superbia con cui aveva attorniato la propria persona. La sua corsa per assicurare la propria sopravvivenza e quella ovviamente del suo regno si trasformarono in uno degli atti più esecrabili che la storia ci abbia tramandato. Due figure rivestirono un ruolo fondamentale nella distruzione e dissoluzione dell'ordine e soprattutto nell'assicurarsi i suoi beni: il vice cancelliere di Francia, Guglielmo di Nogaret, e appunto un fiorentino, tale Noffo Dei, rappresentante in Francia di banchieri fiorentini. Noffo Dei, che morirà impiccato in Francia prima del rogo di Jacques de Molay e Geoffrey de Charny, grandi dignitari dell'Ordine del Tempio, verrà posto da Dante nella Tolomea, luogo di pena dei traditori, mentre il drago Gerione ne prenderà le sembianze tra il tradimento e la morte. Nella nostra ricerca abbiamo trovato diverse forme con cui il suo nome fu trascritto dagli autori antichi. Il Villani, e dopo di lui anche il Barnes, lo chiamano Noffo Dei o Reghellini Neffo Dei. L'Addison lo nomina Nosso de Florentin, mentre un autore più recente, il Davidson, ricorda come Noffo avesse determinato il primo impulso per procedere alla distruzione dell'ordine. La dizione più comune con cui l'abbiamo rintracciato è però Noffo Dei, derivata probabilmente da Onofrio, Noffo appunto, Dei, che era il suo cognome ed è anche oggi una famiglia fiorentina. Ma chi fu questo personaggio e perché si trovava in Francia? Per rispondere a questa domanda dobbiamo ritornare nella Firenze medievale e ricercare tra i documenti di un'antica famiglia di mercanti e banchieri. Il primo riferimento identifica nel 1278 una società composta da tale Ranieri Jacopi,
assieme a Jacopo De Fronte, cepparello dei Taiuti da Prato e tale Onofrio Noffo Dei, tutti coinvolti nella società commerciale di Ghino Guido Frescobaldi. In tale veste lavorò a Ypres in Fiandra insieme a Jacopo Del Fronte, impegnato nel commercio della lana e in quello dei cavalli, e successivamente si sarebbe spostato in altri fondaci della società in Francia. Nel 1289 Ranieri Jacopi lascia la compagnia Frescobaldi e fonda una società in proprio in cui, tra le altre attività, raccoglie le tasse reali di alcune regioni francesi per conto della compagnia Mouche del fiorentino Musciatto Guidi e della società Biche del genovese Biccio o Benedetto Zaccaria dei Francesi, famiglia già coinvolta a Firenze in scambi e commerci con l'ordine templare. Raniero Jacopi viene quindi nominato receveur delle decime ecclesiastiche nella regione dell'Alvernia, frutto di una cessione di Papa Niccolò IV al re di Francia. È proprio in tale incarico che tra i soci degli Jacopi troviamo Cepparello di Taiuti e Noffo Dei. Nel febbraio del 1295 Raniero Jacopi riesce a costituire una compagnia intitolata a suo nome, in cui il secondo ed unico socio in affari sarà nuovamente Noffo Dei. Poco tempo dopo Noffo verrà catturato e condotto sotto processo. La figura che ne emerge è quella di un uomo cinico, dal profondo spirito materialistico, legato alla Francia quanto al potere economico che le attività svolte in questo paese potevano procurargli. Gli ultimi anni di Noffo Dei saranno molto interessanti per inquadrarne il personaggio. La banca di Raniero Jacopi pose la sua sede principale a Sens, occupandosi, oltre che di importare via mare panni provenienti dalle fiere dello Champagne verso Firenze, anche di affari bancari assieme alla Compagnia dei Bardi, anche qui una famiglia fiorentina, molto importante insieme a quella dei Peruzzi. Non passarono molti anni che Noffo Dei, prima ancora di essere biecamente usato per imbastire le prime accuse contro l'ordine templare, sarà implicato in un altro processo, il processo contro il vescovo Guiscard di Troyes, portando la società degli Jacopi vicino alla bancarotta. Prima del processo contro i templari, Noffo Dei era stato infatti utilizzato per contrastare la politica e l'operato del vescovo di Troyes. Nel 1308 il vescovo viene perseguitato e denunciato dal giovane eremita Reginaldo de Langres a Saint-Flavie. L'ascete era considerato un visionario e sembra che l'accusa rivolta a Guiscard de Troyes fosse stata pilotata proprio da Noffo Dei e dallo stesso vice cancelliere di Francia Guillaume de Nogaret, per ragioni che però ad oggi rimangono ignote, ma che lasciano presumere da parte del vescovo idee e soprattutto posizioni lontane da quelle della corona francese, quindi migliore espediente non ci poteva essere. Secondo l'accusa, Guiscard avrebbe anzitutto gettato un sortilegio contro la regina Giovanna, ma si sarebbe anche macchiato di altre infamanti accuse, come l'essersi dedicato all'alchimia, a creare falsa moneta, sarebbe stato indicato come figlio di un Neton, cioè di un incubo, di un demone, nonché avrebbe firmato un patto con il diavolo in persona. Come si può ben comprendere, l'impianto accusatorio fu creato appositamente per distruggere il vescovo Guiscard de Troyes, attraverso quegli elementi che la società del tempo considerava tra i più esecrabili e innominabili. Dopo 5 anni di prigione il vescovo fu scarcerato e Clemente V gli assegnò la sede vescovile di Diakovar in Bosnia, dove l'anziano porporato morì poco tempo dopo. Se Noffo Dei si era quindi reso complice di un'accusa tanto infamante, la situazione generale in Francia non sembrava in questo momento delle migliori. Durante i primi 2 decenni del XIV secolo, i mercanti fiorentini, in particolare i francesi spalleggiati dal re di Francia, avevano cercato di monopolizzare i commerci nel regno, facendo imprigionare anche molti mercanti italiani che erano loro concorrenti. Si colloca sempre nella prima decade del 300, inoltre, il folle progetto di Filippo il Bello teso al dissolvimento dell'ordine templare, un piano che non sarà certamente facile da attuare e che troverà numerose resistenze
tanto nel papato quanto nello stesso collegio accusatorio, ma che vedrà drammaticamente il suo epilogo con la condanna a morte di Jacques de Molay, l'ultimo Gran Maestro dei Templari e dei più importanti dignitari del Tempio. Risulta estremamente interessante osservare l'origine politica dell'assalto contro i Templari, confrontandola con il processo ardito ai danni del vescovo di Troyes, Guiscardo. In entrambi i casi troviamo come principale artefice Guillaume de Nogaret, mentre da entrambe le parti troviamo sempre come testimone Noffo Dei. Nel caso dell'accusa al vescovo di Troyes, la sua testimonianza si perde però tra quella di altri 300 soggetti, mentre nel caso dei Templari l'accusa di Noffo Dei risulterà, assieme a quella di Esquin de Florian, detto anche Squin Flexian, il primo pretesto attraverso cui Filippo il Bello potrà avviare il suo diabolico piano. Se raffrontiamo i due processi, ci accorgeremo come in entrambi i casi sia stata utilizzata una tecnica logorante e distruttiva tanto per gli accusati quanto per gli stessi giudicatori. Nel loro iter i procedimenti furono aperti, sospesi, ripresi, secondo anche l'alternarsi di falsi testimoni, figure che in punto di morte confessavano di avere mentito, salvo poi ritrattare dopo una insperata guarigione. Per oltre 10 anni fu il caso di Guiscardo, mentre poco meno per l'ordine dei Templari. Coincidenze assai eloquenti, il logoramento e la durata dei processi, la loro interruzione e ripresa unita anche e soprattutto alle tecniche di tortura utilizzate per estorcere le confessioni, producevano qualsivoglia verità contro qualsiasi individuo. Rispetto al vescovo Guiscard, una strategia ben più complessa però sarebbe stata utilizzata per liberarsi dell'ordine templare. L'elemento indispensabile fu anzitutto quello di assicurarsi l'appoggio della Chiesa di Roma e del Papa, ovviamente, che per quanto fosse di origine francese e quindi considerato sotto l'influenza della corona, richiedeva però concrete ragioni per procedere contro l'ordine del Tempio. La strategia che Filippo IV avrebbe utilizzato necessitava di un attento studio che si sarebbe dovuto trasformare in un'altrettanto certa accusa di colpevolezza. L'occasione, e qui veniamo alla storia di Noffo Dei, nacque nel 1303 attraverso Esquin de Florian, già priore templare di Montfaucon, reo a Milano dell'omicidio del governatore provinciale dell'ordine, cui era poi seguita una sua fuga verso Parigi in cerca di protezione e soccorso. Giunto nella capitale francese, Guillaume de Nogaret lo fece subito arrestare e incarcerare nel braccio della morte del Castello Reale di Tolosa. È proprio in questo momento che de Florian incontrerà Noffo Dei, suo compagno di cella, nonché complice nella formulazione delle prime false accuse rivolte contro l'ordine del Tempio. Secondo alcuni autori, Noffo Dei sarebbe stato un templare apostata, ma tale asserzione si sarebbe mal conciliata con il suo incarico a fianco agli Jacopi e alle banche a cui fu legato. Se così fosse stato, poi ne avremmo sicuramente avuto notizia dalle fonti storiche del tempo, nonché dagli atti processuali a suo carico, ma non esiste nessun riferimento del genere. Di questo stesso avviso è il Dupuy, che già nel 1700 escludeva questa possibilità, aggiungendo come Noffo Dei fosse stato condannato al carcere duro dal prevosto di Parigi per i suoi crimini. Noffo aveva, a suo dire, raccolto la confessione dell'omicidio e dei peccati compiuti all'interno dell'ordine templare proprio da Esquin de Florian, durante la loro prigionia vissuta nella stessa cella. Il mercante fiorentino capì ben presto che avrebbe potuto barattare quelle informazioni in cambio forse della propria libertà e quindi della propria vita. Dopo ripetute richieste patteggiò infatti la propria pena e richiese un colloquio personale con il re di Francia, con cui sicuramente amplificò i contenuti uditi dal suo compagno di cella e raccontò fondamentalmente ciò che il monarca avrebbe voluto sentirsi dire.
Noffo, da non templare ma da confidente di un cavaliere macchiatosi dei comportamenti più infamanti, iniziò a riferire realtà udite, ascoltate, assieme molto probabilmente a fantasie inventate. Tra le numerose realtà esposte, quella che forse più segnò l'immaginario comune nei secoli successivi fu il racconto di come durante la cerimonia di iniziazione ai neofiti templari fosse imposto di rinnegare Cristo, sputare sulla croce, baciare l'osculum infame, nonché offrire il proprio corpo per i mal protesi nervi, come scrisse Dante in riferimento a Brunetto Latini, ponendolo nel girone dei peccatori contro natura. In realtà, lo vedremo in un video futuro, queste pratiche dei templari, se sono esistite, potevano avere un determinato scopo, ma non nella forma con cui furono messe per iscritto nella loro accusa. La testimonianza di Noffo Dei costituì la base fondante per incriminare l'ordine. Venne redatto un testo di accusa in cui i giudici di Filippo IV identificarono 11 capi di imputazione, entro cui risaltarono peccati come l'avidità, l'orgoglio, lo sfarzo, la sodomia, l'eresia e non ultima l'idolatria. Accuse tanto generiche quanto applicabili alle stesse alte gerarchie che se ne erano fatte accusatrici, ma in questo caso direzionate contro una realtà che era divenuta troppo scomoda e potente per poterne accettare una prosecuzione storica, cioè appunto l'ordine dei Templari. Tra le accuse più grottesche poi che furono mosse contro i Templari si sostenne che i cavalieri adorassero rospi o gatti, ma soprattutto che venerassero il misterioso Baphomet o la Carnotte, divinità androgena dal petto di donna e le ali di demonio. Anche su questo torneremo nel futuro. Sarà così che il fiorentino Noffo Dei trasmuterà la propria natura di banchiere, o forse sarebbe meglio dire di faccendiere, diventando per la storia un uomo pieno di iniquità, come lo definì successivamente il Villani. Il sodalizio nato in cella con Esquien de Florian condusse entrambi i detenuti alla falsa illusione di credere di poter barattare la propria libertà per mezzo di uno scambio di informazioni. Noffo ed Esquien chiamarono il governatore della prigione in cui erano detenuti, asserendo di essere in possesso di informazioni talmente importanti da dover essere riferite unicamente al re, e che tali rivelazioni avrebbero donato al monarca più vantaggi di quelli che gli sarebbero potuti provenire, cito testualmente, dall'acquisizione di un nuovo reame. Ovviamente la disfatta dell'ordine del Tempio avrebbe procurato soldi e potere a Filippo il Bello. La confessione di Noffo Dei e di De Florian fu messa a verbale e costituì il primo strumento attraverso cui Filippo il Bello poté attuare il suo diabolico piano contro i Templari. Tali furono le accuse mosse contro l'ordine, in generale assurde o comunque fondate su grossolane amplificazioni ed esagerazioni di rituali, molto probabilmente anche segrete, che venivano compiute all'interno di questo ordine. Filippo il Bello e i suoi ministri strutturarono il processo secondo una mirata strategia politica, predisponendo dei capi di accusa ritenuti in quel preciso momento storico un sicuro strumento di condanna contro l'ordine. Ottenute e verbalizzate le false confessioni, gli emissari di Filippo il Bello, comandati sempre da Guillaume de Nogaret, che abbiamo già imparato a conoscere, predisposero in grande segreto il loro attacco e il 12 settembre del 1307 furono inviate a tutti i governatori e funzionari reali di Francia delle lettere sigillate. L'ordine contenuto al loro interno affermava di aprire le missive la notte del mese successivo, il 12 ottobre, e armarsi per attuare le istruzioni in esse contenute. La storia ci insegna che infatti venerdì 13 ottobre del 1307 quasi tutti i Templari di Francia caddero imprigionati nelle mani degli emissari del re, vedendo inoltre ovviamente tutti i loro beni confiscati. Questa è la triste fine che subì uno degli ordini cavallereschi più potenti della storia occidentale. Una disfatta a cui contribuì inesorabilmente un losco figuro di origine fiorentina.